Barcelona, Italia-Brasil, 5 de julio de 1982. Son las 5 de la tarde. Paolo Rossi es el delantero centro de la selección italiana. Se le nota el sufrimiento en el rostro. Apático, despistado, triste. Solo es la sombra del goleador que fue. Tardelli avanza por la izquierda. Su pase a media altura al centro del área es bueno. Parece increíble, pero Rossi golpea al aire. Un error garrafal, de los que dejan huella. Paolo parece abatido y derrotado. Barcelona, Italia-Brasil, 5 de julio de 1982. Ya son las 5 y media de la tarde. El delantero centro de la selección italiana es Pablito. Sigue llevando el número 20. La alegría se contagia en medio del estruendo de los tifosi. Paolo Rossi, esta vez sí, grita al mundo su felicidad. Sabe jugar al fútbol. Como por arte de magia, el patito feo se transforma en un cisne real, incluso cuando todo parece ir contracorriente. La aventura del Mundial de España empieza con el viento en contra de la prensa, que critica dura y abiertamente la convocatoria de Paolo Rossi. El seleccionador Bearzot es el centro de todos los ataques en los medios de comunicación. Fu una stampa contraria alla sua, chiamata, alla sua convocazione in nazionale. Arrivavo da 2 anni di squalifica, avevo giocato solo alcune partite, per cui riprendere, come dire, il ritmo della gara, rientrare mentalmente dentro le partite era molto difficile. I primi periodi era molto in difficoltà, facevamo le partitine e poi, sai, come quando da ragazzi scegliavamo alla fine uno e uno, c'erano i due capitani che sceglievano uno e uno e l'ultimo giocatore che rimaneva era sempre Paolo Rossi. Tutta la squadra nel primo turno con Polonia, Perù e Camerun, non abbiamo disputato il primo turno un grande mondiale. 3 partidos y 3 empates. Italia solo logra la clasificación gracias a su mejor diferencia de goles con Camerún. Y ahora toca la Argentina de Maradona. Bearzot no quiere saber nada. Paolo Rossi continúa como titular. Ha sempre creduto nelle mie qualità fino in fondo, anche a dispetto di chi mi voleva fuori nel periodo in cui giustamente forse meritavo di star fuori. Il lancio verso Rossi, Rossi è in buona posizione, Rossi ha respinto il portiere. Italia bate a Argentina, la azzurra despierta, todos menos Rossi. Italia-Brasil, un reto imposible contra los invencibles brasileños. ¿Cómo pueden conseguir los italianos ganar a Zico y compañía? Además, ¿quién marcará los goles? ¿Paolo Rossi? Ya, Paolo Rossi. ¿Jugará esta vez? Rossi juega. Parece como si Bearzot quisiera ir contra la opinión general y la propia realidad. La stessa fiducia que Bearzot ha accordato a Rossi nel Mondiale dell'82, insistendo, nasceva proprio dalla fiducia che lo spogliatoio aveva anche, o la squadra aveva in Rossi. Cosa importante è che non mi è mancata, fra l'altro, la fiducia dell'ambiente, la fiducia dei giocatori, dell'allenatore. E questo per me è stato fondamentale, perché non era tanto la condizione fisica che mi mancava quanto una situazione mentale. Noi battemmo l'Argentina prima del Brasile ed eravamo consapevoli di andare in campo e di giocarci la partita. L'Italia ha fatto una bella partita contro l'Argentina, sapevamo che era difficile. Rossi se deja ver. Pierde el primer balón en el centro del campo nada más empezar. Muy pocos podían imaginar lo que iba a suceder. A los 5 minutos, Italia sorprende a la defensa brasileña. Rossi, gol, Rossi. Italia in vantaggio, Rossi, 5° minuto. Il primo gol contro il Brasile è stato il più importante per me. Forse il più importante, credo in assoluto, della mia carriera. Rossi, Paolo Rossi, sí, precisamente él, justo cuando la esperanza de volver a verle marcar un gol se desvanecía. Lui ha sentito, ha percepito questa grande considerazione che il gruppo aveva nei suoi confronti, quindi
è riuscito a superare tutte le difficoltà. Improvvisamente ridivento Pablito. Si gioisce al momento, comunque sapevamo che la partita era ancora lunga, c'era tutto, quasi tutto il primo tempo, quasi tutto il secondo tempo da giocare, e che di sorprese ne sarebbero salate fuori tante, come in effetti poi è venuto. Brasil no tarda mucho en recuperarse del mazazo. Tico. Subito l'Italia ha fatto il secondo gol. Leandro Cerezo. Ho rubato una palla a un avversario lì, ho intuito prima che arrivava in un certo punto, sono andato. E poi ho, anche lì ho calciato prima di entrare in area pensando di rubare il tempo al portiere. El oportunismo, el olfato, la intuición. El gol de astucia es el gol al estilo Paolo Rossi. L'opportunismo penso che sia la sua qualità migliore. Marcó muchos goles de esa factura ya desde los tiempos del Vicenza, cuando aún no era Pablito. Andavo dove pensavo che sarebbe arrivata la palla. Poi su 20 volte, 19 non arrivava, ma una volta arrivava. Intuiva dove poteva arrivare la palla, al di là della manovra collettiva, ma anche su delle deviazioni, su situazioni che magari qualcheduno poteva dare per perse. Lui invece aveva sempre una grandissima concentrazione per poter fare molti gol di tapin, come si dice. La capacità di convertire in gol qualsiasi fallo del rival, una qualità innata in Paolo Rossi alla che añadía una gran concentrazione. Dicevano che era fortunato perché faceva sempre dei gol facili, dei gol su respinta del portiere oppure il tocchettino che la metteva dentro, però lì c'è sempre lui, non ce n'è un altro. L'opportunismo che ha avuto questo giocatore, altri tipi di giocatori, tante volte al difensore davano fastidio, insomma, perché dice prende il palo, perché va a lui e non viene a me, no? Ma lì secondo me anche l'abilità non è solo fortuna, il fiuto, sentire la posizione, sentire la palla, sapere dove va, la respinta del portiere, sono doti che uno ha dentro. Un trabajo mental enorme durante los 90 minutos, esa es la clave para saber aprovechar el instante fugaz y marcar el gol. Ma l'intuizione dove può cadere la palla e l'idea di essere più veloce rispetto anche alla traiettoria è una cosa innata. Quando la palla è dentro l'area di rigore che c'è Paolo Rossi, il pallone alla fine passa dove c'è lui. Intelligentissimo, furbo, rapido, che sa approfittare di un piccolo errore, che sa infilarsi al momento giusto, quindi direi che l'opportunista principe del calcio. E l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Un primo tempo che l'Italia conduce in vantaggio per 2-1. Sapevamo benissimo con chi giocavamo e chi avevamo contro, no? Sapevamo che non era facile, però ci credevamo. Non è facile domare a los brasileños. Non tienen la más mínima intención de perder. Falcao, pareggio di Falcao. A quel punto il Brasile era qualificato, quindi poteva amministrare la partita con grande tranquillità, invece ha voluto stravincere. Questo suo voler far vedere al mondo che comunque erano i più forti, invece gli si è rivolto contro. 2-2, 29esimo minuto del secondo tempo. Dalla bandierina Conti. Di nuovo Rossi. Terzo. È stata un'azione in aria su un corner, un tiro di Tardelli. Io mi sono messo in una posizione per la quale se arrivava la palla ero lì che potevo non far altro che metterla dentro. È arrivata davvero, insomma. Fueron suficientes 90 minutos y 3 goles para que Paolo Rossi volviera a ser Pablito. Es el milagro del fútbol. La transformación se ha completado. Rilancio di Zoffa, è finita! Il Brasile non ha perso il mondiale, credo che l'Italia chi ha vinto. L'Italia aveva una buona squadra. L'Italia ha approfittato molto bene gli errori brasiliani. Con quei 3 gol probabilmente, anzi senza probabilmente, sono stati
i colpi importanti della mia carriera e quella che ha segnato proprio profondamente la mia carriera, anche perché il ricordo della gente e l'immagine che ha di me è legato profondamente a quei tre gol e alla partita con il Brasile in particolare. Italia passa a semifinales. Paolo Rossi hace llorar a Brasil. La sera siamo tornati in albergo, cantavamo, ballavamo la samba, ma in un modo divertente, però con in testa il pensiero che c'era subito la semifinale. Avevamo la forza non solo fisica, ma anche mentale, di battere chiunque, dove abbiamo battuto Argentina e Brasile. No hay que subestimar a Polonia. Italia empieza fuerte y Pablito marca a los 22 minutos. Il calcio è così, ecco, da un giorno a un altro lì in quei mondiali del 1982 per me è cambiato sicuramente tutto. Non riuscivo, anche le cose più semplici che non riuscivo a fare, il giorno dopo ti riuscivano con una naturalezza incredibile. Bruno Conti attraversa il mediocampo, si interna per la izquierda e se la sirve in bandeja a Paolo Rossi. È un piacere giocare con un attaccante del genere perché è la dimostrazione che in tutto il lavoro che tu fai e fai tanti chilometri per portare avanti quelle palle, poi alla fine trovi quello che finalizza molto bene. Il movimento, il sentido della posizione, il sentido del gol. Pablito sa stare nel sitio e nel momento giusto con una perfetta relazione di spazio e tempo. La bravura sua era il movimento, dal momento che bene o male noi alzavamo la testa a vedere il movimento di Paolo, era il movimento che lo riusciva a fare. Una delle mie qualità migliori era quella, cioè di smarcarmi e di far sì che la palla arrivasse in un determinato punto pensandoci prima, insomma. Il remate final di Rossi è la guinta per l'attacco di qualsiasi equipo, perché lo intuye un secondo antes dove arriverà il balon. Visto e considerato che non aveva una grande forza d'urto, visto e considerato che non aveva una grandissima struttura fisica, ha lavorato sempre sui tempi. Cercavo sempre di ragionare prima con la testa, cioè era quello di arrivare sempre un decimo di secondo prima degli altri, dei miei avversari sul pallone, di anticiparli. Se cercavi di anticiparlo, lui faceva un contromovimento e ti prendevi i tempi per la profondità. Dentro l'aria la parola di Paolo era quella nei movimenti, magari far finta di andare avanti e andare dietro, aspettare il compagno facesse questo cross. Paolo Rossi aprovecha al máximo sus virtudes, la rapidez de pensamiento, la velocidad de sus movimientos y el deseo de marcar gol. Anche i gol fatti di testa era bravo a scegliere il tempo perché non era un grande saltatore, però dentro l'aria il difensore lo lasciava sempre fermo nella sua posizione perché era bravo ad anticipare, andare in gol facilmente. L'intelligenza di Paolo è stata sempre quella di capire le caratteristiche e le qualità dei giocatori che gli giravano attorno. Poteva essere Platini, poteva essere Boni, poteva essere Bettega. Lui aveva sempre la percezione giusta, sapeva che ognuno di questi aveva le proprie prerogative, le proprie qualità e lui riusciva sempre a farsi trovare pronto. La sua bravura è quella di farsi durare negli spazi giusti e non mettere la palla lì e lui buttarla dentro, in quello era bravissimo. Rossi, por encima de todo, es un jugador inteligente. Polonia tampoco sabe frenar a Paolo Rossi. Italia se clasifica para la final. 11 de julio de 1982. La cita histórica es en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Los rivales son los alemanes occidentales de Karl-Heinz Rummenigge. Prima della finale eravamo preoccupati perché sapevamo come entravamo in campo, perché una finale non capita tutti i giorni. Calcio d'inizio degli italiani che giocano il primo tempo alla destra dei nostri teleschermi. È iniziata la finale del campionato del mondo. Italia empieza bien. En el minuto 24 el gigante Brigel arrolla a Bruno Conti en el área. El árbitro Coello no duda y señala penalti. Cabrini è fuori, fuori, fuori. Arrivare in finale e non vincere sarebbe stato come andare a Roma e non andare a salutare il Papa. Los italianos no se desaniman. Sienten que es su día y que nadie les puede detener. Y por encima de todos, Pablito. Cross di Gentile. Gol. Ha segnato Rossi. Ecco, quello era un mio gol. Cioè lì ho passato un metro avanti all'avversario, sono partito due decimi prima, pensando e sperando che la palla arrivasse in quel determinato momento, spingendo Cabrini da una parte. Todos, rivales y compañeros llegan más tarde. Solo en la moviola se comprueba que Rossi, una vez más, es el más rápido. Se qualcuno dovesse rappresentarmi, bene che mi rappresenti con quel gol, perché quelli erano i miei gol.
Tardelli. En el medio de la locura llega el segundo gol, obra de Tardelli. El presidente Pertini no esconde su emoción en el palco. Ya no nos remontan, se lee en sus labios. Traversone, alto Belli. El solo tre, el solo tre. Gentile, ha finito. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Del mondo rappresenta l'obiettivo massimo per uno che fa la professione di calciatore. Oltre non c'è altro, insomma, di più non si può pretendere. Italia reina gracias a Paolo Rossi, Pichichi del Mundial. Marca 6 goles consecutivos y decisivos en 4 partidos. El Balón de Oro de 1982 es para él. Sono un pallone d'oro un po' atipico rispetto a tutti gli altri. Pallone d'oro che vince il pallone d'oro forse in 4 partite. De bulto sospechoso a jugador del Mundial. De señor Rossi, Paolo, a Pablito.